per in rappresentanza del doppiaggio ti chiamiamo, chiamiamo qui Fabrizio Mazzotta. Un applauso, ambasciatore. Chi meglio di te? Sì, poi anche perché io sono amico di Edoardo Neola da tanti anni, cioè lavoriamo spesso a Roma e poi stimo anche Ivo De Palma perché cioè è un bravo doppiatore, una bellissima voce, insomma, imponente, bella insomma matura. E, tra l'altro Edoardo Neola l'ho visto da poco a Cartoon Village a Manciano, sempre un piacere vederci, insomma. Dovevamo mandarti un video che ti riguarda. Se mi riguardi, ho paura. Abbiamo un video per te. Aia. Attore per esempio di Gordon. Gordon, Alex Raymond, mi sembra. 5 minuti. 5 minuti. La domanda da 5 minuti. 20. Ma tu scrivi allora anche le storie, tu fai la storia, sì. Te la sceneggi? Sì, la sceneggio. E poi fai i fumetti. I fumetti, sì. Ecco. Allora adesso ve lo presentiamo questo personaggio. Si chiama Fabrizio Mazzotta, come abbiamo detto ha 12 anni, ha la passione dei fumetti, i fumetti se li disegna da soli, ne disegna a valanghe, i genitori spendono 250 lire per comprare, come avete sentito, il prodotto finito, ma spendono molto di più per comprargli colori, matite, carte, tutto qua. I disegni di fumetti di Fabrizio sono qui sul tavolo, in piccola parte, ma la sua produzione è molto molto più ampia di quello che si vede qui adesso su questo tavolinetto, no? Vero o no? Beh, oddio, mi sembra che ci siano tutti quanti i personaggi che ho creato, però... Dio. Ecco, abbiamo fatto noi una scelta. Ne ho fatti a blocchi, quindi... Sono qui te. Arcturus, pianta questi semi sul pianeta Flint. Ti ringrazio, Mid. Eccoci qui, mostro dei moguri. Lame incandescenti! Cos'è che non puoi fare? Qual è il piacere che ti ha chiesto la mamma? Però se non lo faccio la mamma diventerà furiosa! Oh, basta! Ecco qual è il piacere che mi ha chiesto la mamma. Devo fare innamorarsi che di quel mostro e sono costretto a farlo. Se non troviamo qualcosa da mangiare tutti i puffi moriranno di fame. Devo dire però che da quando faccio la dieta i miei bellissimi zigomi risaltano. Eh già, ma anche le costole però. Oh, hai ragione. Oh, tantolone, che cosa possiamo più fare? Non possiamo fare altro che continuare a cercare. Sentite ragazzi, il network ha qualche problema con alcuni dei vostri testi. Vi dispiace cambiarli per lo show? Scordatelo, clown. I nostri testi sono come i nostri figli, amico, niente da fare. Beh, d'accordo, ma almeno invece di quel che io ho, tu devi avere e mettertelo dentro. Che mi dite di quello che vorrei è abbracciarti e baciarti. Da un po' abbiamo fatto varie cose tra Comic Con, Catania, insomma, quindi siamo amici da tempo. Ovviamente questo, al di là del tributo al tuo lavoro di doppiatore, io volutamente ho messo questo noi, dico noi perché siamo una squadra, questo video d'epoca che è una registrazione della Rai di anni fa, senza dire quanti anni. Perché tu in realtà sei anche un fumettista, molti non lo sanno, sei famoso ovviamente per Crusty, insomma per i vari personaggi, hai visto insomma l'applauso spontaneo che è scattato su Pollo, magari Mizar lo ricordiamo noi più grandicelli, più vecchietti, però sicuramente Pollo, i Buffi, ma The Big Bang Theory, insomma che sono. Io su questo, prima di parlare del discorso fumetto, ricordo un aneddoto che tu dicesti, in merito al fatto che tu da bambino doppiavi un personaggio legato a un robot, ma eri un personaggio, un bambino in quel momento là. Quando hai doppiato Astro Robot, per la prima volta potevi gridare le armi. Bellissimo, perché io insomma, ho doppiato Mizar, che tra l'altro il progetto iniziale del cartone animato prevedeva che nella seconda parte della serie Mizar pilotasse un robot. Poi invece Konakai cornuto ci ha ripensato e cioè, ahimè, così non è stato, e quindi Mizar è stato a guardare Lench, Arcturus, Venusia, Maria e altro che andavano insomma, a combattere Rebecca. E poi ho fatto altri attori animati,
Golaio, non mi sembra, insomma, e altri. E invece va per sì. Daltanius? Daltanius, esperati, Daltanius. Goda. No, ma sì, io ero bravo, io non mi ricordo, mai. Ho un'età. E però finalmente appunto negli Astrorobot Inta guidava sto robot bellissimo e io godevo come un matto. Allora, finalmente potevi dare giavellotto elettronico! No, si parla. Curioso l'aneddoto che ti ha riso il doppiatore di Krusty, io lo conosco, però raccontiamolo a loro. Ecco, parliamo appunto della passione dei fumetti. Io appunto avevo e tuttora sono una passione di fumetti e a Roma frequentavo spesso la libreria di fumetti e ci stavo dalla mattina alla sera perché ormai ero diventato amico dei proprietari e nell'ora di pranzo andavo a mangiare alla tavola calda accanto alla libreria, dove però pranzavano anche i miei colleghi doppiatori, perché accanto, vicino, c'era uno stabilimento di doppiaggio, una sala di doppiaggio. Un giorno rividi Torino a Colla, perché insomma già ci conoscevamo, e insomma ciao. E mi disse: ah, ciao, a proposito, mi fai venire in mente una cosa, forse un personaggio per te c'è un provino per una serie di cartoni animati. Ah, bene, che serie è? Ma si chiamano i Simpson. Lui non li conosceva, io sì, perché appunto essendo appassionato di fumetti, di cartoni animati, sono contentissimo di questa cosa. E Tolino fu di parola, mi chiamò a questo provino che fu lunghissimo, estenuante, e insomma alla fine sta voce non veniva fuori e insomma alla fine appunto ho detto: adesso gli faccio una voce fuori dalle mie corde. Ehi, eccomi qua, sono Krusty il Clown, ehi. Ecco, è questa la voce. È una voce che spesso tu dici che non è facile da fare, che magari ti crea anche qualche piccolo fastidio. Adesso dopo 26 anni mi sono abituato e ovviamente le corde vocali con l'età sono diventate più spesse, più invecchiate e faccio meno fatica. Ma 26 anni fa veramente uscivo dalla sala di doppiaggio completamente off, perché è tuttora difficile. Poi forse lo sapete, Fabrizio è passato anche dal, come si dice, dall'altro lato, sì. Nel senso che si è trovato a essere il direttore del doppiaggio di tante serie, ma nello specifico anche proprio di Goldrake, cioè lui si è trovato a seguire il doppiaggio, quindi a dirigere le persone che poi lo hanno cresciuto professionalmente, cioè lui lavorava con Malaspina, insomma, con tanti nomi all'epoca importanti, insomma, del doppiaggio. Ho detto Malaspina per dire uno, perché sapete che il doppiatore di Actarus, ma in realtà anche di Jig, quindi Roshi, Gente Robot, insomma tantissimi personaggi. Poi che è successo? Si sono invertiti i ruoli, cioè Fabrizio era il bambino che è cresciuto con loro, Fabrizio è diventato il direttore del doppiaggio di Malaspina e di tanti altri. È una cosa bella e strana, e tra l'altro con il doppiaggio di Goldrake appunto i giapponesi volevano le stesse voci che avevano fatto il doppiaggio degli anni, insomma, fino agli anni 70. Quindi vennero fatti i provini, vennero riconfermati in Malaspina, Rosenda Galli di doppiare Pelusia, Elio Zammuto, e volevano ovviamente anche me su Mizze. Io però insomma col senso del ridicolo ho scelto Banta, e c'è un perché ho scelto Banta, sia perché con l'età lo trovo più sulle mie corde, e sia perché volevo fare un omaggio a uno dei direttori doppiaggio, un paio, che hanno creduto in me all'epoca e che mi hanno fatto fare i cartoni animati e che mi hanno veramente cresciuto, mi hanno educato a questa professione, mi hanno curato, seguito. E appunto Banta, il doppiatore di Banta all'epoca era Willy Moser, voce all'epoca di Kermit la Rana, e appunto Banta in Goldrake, e mi piaceva così fare una specie di tributo, una specie di prosecuzione, insomma. Ti faccio una domanda che si sono fatti un po' tutti sul doppiaggio, e poi non torniamo più su Goldrake, che ormai insomma è un doppiaggio che ha i suoi anni, per quanto sia stato rieditato da Yamato di recente. 35-37, quanti sono? Parlo di nuovo. Ah. L'ho curatolo, come mai non è stato rimesso su Alcor? Che forse è stata la cosa che non tutti hanno magari digerito, considerato che gli altri sono stati ridoppiati, cioè riconfermati quasi tutti. C'è un perché, è stato insomma pensata questa cosa,
e quindi mi prendo in parte la responsabilità, ma insomma in parte la divido anche con il Giappone e con Ferrio Colpi che curava le edizioni italiane. Sì, quella di Bisua. Perché tutti voi forse saprete che in realtà Alcor è Koji che pilotava Mazinga Z e che è un ragazzino Koji, poi dopo man mano nel grande Mazinga torna è un po' più grande e poi nella versione di Goldrick è già insomma un po' più adulto, però insomma ai tempi di Mazinga Z, quando Koji pilotava Mazinga Z, era sicuramente un ragazzino scavezzacollo, ribelle. La D-Visual doveva fare, poi in realtà ha fatto, un film con Mazin Kaiser, dove lì Koji era un ragazzino e quindi bisognava scegliere la voce, una voce giovane, che però allo stesso tempo già sapevo che avrebbe dovuto interpretare Goldrick, tutta la serie dei Robottoni dove compariva Koji. Insomma, mi serviva una voce spendibile, anche spendibile, esatto, che potesse fare la voce di un ragazzino giovane e anche insomma di un ragazzo. E Giorgio in alto tanto perché insomma ci sta questa specie di ricordo affettuoso, affettivo, però nel film di Mazin Kaiser sarebbe stonato, per cui ho scelto insomma d'accordo col Giappone, con Colpi, Fabrizio Vidali, un'altra voce che secondo me poteva appunto raccogliere tutte le età di Koji. E stop, sì, mi rendo conto che è una curiosità che molti perché nel momento in cui venivano confermati i nomi più importanti, ovviamente. Diciamo che poi insomma non sempre avevo in questo caso voce in capitolo, perché se era per me la nuova versione di Goldrick che l'avrei doppiata con altri doppiatori più giovani. Sì, beh, io capisco insomma l'affetto che uno porta le vecchie voci, però se si doveva fare un ridoppiaggio avrei scelto voci più giovani, più console al personaggio, insomma. Già all'epoca forse erano pesanti. La famosa leggenda metropolitana che Gundam fu trasmesso in Italia senza diritti. Credo che sia vera, perché io no, adesso... la leggenda metropolitana è un'altra, non che sia stato trasmesso senza diritti. È che un giapponese della Sunrise in viaggio in Italia per puro caso accennazione e vede Gundam e dice: scusate, ma noi quando abbiamo dato i diritti di Gundam all'Italia e quindi Gundam poi è sparito per dirigendo la serie di Gundam. Io ho avuto l'onore di vedere una pizza margherita con Tomino e mi racconto questa cosa, ma sì, infatti è vero, fu piatto, c'è la versione di Gundam. Chiudiamo l'ultima cosa, troppo buona, rifacendoci al video iniziale, la tua carriera di fumettista che prosegue. Io ho visto due vignette, ne ho viste tante, ma nello specifico proprio oggi un omaggio sull'albo di Mirka Wolf, che nella fase finale Sacro e Profano, il Paradiso, l'ultimo albo, c'era una tua vignetta. La tua carriera di fumettista, tu sei sempre stato un appassionato fin da piccolo del fumetto, però hai fatto anche altre... Io sono capitato al doppiaggio, al mestiere di attore, poi alla fine per caso, perché conobbi tantissimo tempo fa un amico regista, mi indicò due provini per la Rai, insomma cominciò la mia carriera di attore e poi di attore doppiatore. Ma la mia vera passione appunto sono sempre stati i fumetti e per un periodo di tempo sono riuscito a coronare questo sogno lavorando per Topolino di Polberto, per i porno e così via. Adesso purtroppo da quando ho fatto il direttore di doppiaggio, per cui il tempo è quello che è, e purtroppo non riesco a farne quanti ne vorrei di fumetti, però chissà. Adesso che sono in pensione posso fare un po' meno doppiaggio e più fumetti, sì. Va bene. Ringraziamo Fabrizio. Grazie veramente, grazie. Ho rivisto la mia vita. Va bene, proseguiamo la serata con gli altri due video che vi abbiamo annunciato prima, che sono appunto questi due saluti di Maestro Nivola e di Ivo Di Panno. Ancora grazie a Fabrizio. Grazie.